Continuando nella faccenda delle mie incazzature, questa puntata, rispetto agli avvenimenti, vi arriverà un po' in ritardo, perché è stata registrata immediatamente dopo, però chiaramente conoscendo come è fatto il mio blog, vi renderete conto che sono delle affermazioni e sono delle considerazioni che rispetto agli avvenimenti non sono propriamente sulla notizia, a un ritardo di 2 settimane. Ma purtroppo sono considerazioni, come le chiamo io, sempre verdi. E sono riferite sempre all'ispettore Filippo Raciti. Ma per un'altra cosa. Il presidente Antonio Matarrese se n'è uscito con una frase che lascia a dir poco allibiti, basiti, senza parole, non lo so. Cioè, secondo il presidente Matarrese, la vittima in questione, l'ispettore Filippo Raciti, sarebbe un morto del sistema. Le sue parole sono: i morti fanno parte del sistema. Ho capito. I morti, Antonio Matarrese, fanno parte del sistema se tu fai il soldato e fai in guerra. Se tu fai il soldato e vai in guerra, è probabile, può darsi, può succedere che tu rimanga ferito o che tu sia ucciso. Cioè, tu, soldato che decidi di andare volontario in guerra, sai perfettamente che potrebbe succederti una di queste cose, che tu sia ferito gravemente, lievemente, o che tu possa rimanere ucciso. Lo metti nel conto. Lo metti nel conto. E proprio perché lo metti nel conto, e sono molto pratico e crudo, a tutti i soldati del mondo, compresi quegli italiani, quando vanno a fare queste missioni di peacekeeping, viene data una retribuzione molto, ma molto, ma molto alta, mai, che sia chiaro, mai commisurata al rischio, ma chiaramente abbastanza adeguata al rischio che corri. Come sei cinico? Sì. Perché bisogna parlare chiaro, chiaro. L'ispettore Raciti guadagnava 1.200, 250, 300 euro al mese! Non ogni 10 giorni, al mese! E non andava in guerra, sapeva che il suo lavoro è fatto di rischi. Ma non mi puoi venire a dire, caro Matarrese, non puoi venire a dire che un morto fa parte del sistema calcio? Cioè, ma il calcio non è un gioco? Il calcio non era un gioco, non è un gioco? Il calcio non è più un gioco. Benissimo, il calcio è un business, benissimo. Ma se è un business, comunque sia, fa parte delle attività sportive, per cui nessuno, nessuno, nemmeno una formica deve morire. No, lei, Antonio Matteresi, ci insegna che un morto fa parte del sistema calcio, forse del suo calcio, non del mio, non del nostro. Bene, il signor Antonio Matteresi non è nuovo a queste meravigliose idee, a queste ignobili, ignobili parole, idee, che non rendono il minimo omaggio all'ispettore Raciti, ricordo vittima, che è molto di più che eroe, vittima. Antonio Matarrese, 12 anni fa, quando si svolse l'incontro Genoa-Milan e ci fu un ragazzo di cognome spagnolo che venne ucciso, le tifoserie e le società di Genoa e Milan decisero all'istante, durante la partita, di sospenderla. Bene, Antonio Matarrese, sapete cosa disse? Che avevano fatto male Milan e Genoa a sospendere la partita perché altrimenti il nostro gioco, il gioco del calcio, va nel pallone, altrimenti il nostro gioco non si sa
sovvenzionare, non sopravvive. Non sopravvive a che cosa? Alla sospensione di una partita. Non sopravvive a che cosa? Ma che caspita stai dicendo? Ma che cosa dici? E poi ha ritrattato tutto, come in questa circostanza, ha ritrattato tutto dicendo che non era stato capito. Antonio Mattarese è stato per cinque legislature un nostro rappresentante in Parlamento! Non mi interessa per quale schieramento, non me ne frega niente. 5 anni, prende la pensione da noi, pagata da noi! E si permette nei confronti di chiunque, ma a maggior ragione dell'ispettore della CD, di dire che è una vittima, un morto, ma sì, ci sta, il gioco deve continuare. Ma in un paese civile, in un paese normale, in un paese non di merda come il nostro, questo signore sarebbe sulla luna, oggi sarebbe sulla luna, con le dimissioni firmate e con tante scuse. Invece vedrete che rimarrà sul posto. Immagini di Nicola Lanese. Alla prossima.